Buonasera! Signori e signori, fuori gli attori, ci conviene stare zitti, è buono, se non no dici non è isto. Buonasera! Se non questa mi rompe i cocomeri, cioè i cocomeri nel senso di frutta, no? Faccio dire. Buonasera, buonasera ragazzi, no. Questa giornata è la, anzi, la serata... No, dei... lascia stare. Allora ragazzi, c'è stata la settimana americana Lidl e io come sempre sono corsa in ritardo perché non ho trovato le wrap che io cerco ogni anno. Quando lei non trova le wrap che lei cerca ogni anno? Abbiamo pagato 15 euro e vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato nella settimana americana. Il primo prodotto, io devo fare più avanti questa telecamera, che abbiamo trovato è stato questo qui, ecco che alzo, olè! I muffin classici con le goccine di cioccolato. Il secondo prodotto, ecco, aspettate, mare mosso, i mini muffin questi qua già pronti, lo vuoi assaggiare? Guarda, io l'avevo preso, volevo aprire per assaggiare perché avevo preso delle madeleine. Dice, questi americani come hanno fatto le madeleine, che mio padre chiama in nanette, buonissime. Poi abbiamo trovato Family Brown doppio cioccolato. Vediamo com'è, non lo so. È un doppio cioccolato. Poi ancora abbiamo trovato questi apple pie. Mi cadere tu. Biscotti alla mela. E ancora dei biscotti alla ciliegia. No. Cranberry. Ai miei figli. E sono questi qua. Come mai Gigi non sta prendendo ancora niente? Non lo so. Poi ancora abbiamo trovato poche cose, infatti abbiamo pagato solo 15 euro. Abbiamo trovato i muffin al cioccolato, questi qua sono i classici con le gocce e questi qua al cioccolato. Poi questa qua, questo che è la birra di... come si chiama? Homer Simpson. La Duff. Che non so come sia di sapore, poi la proveremo. Sono le birre americane, sono molto leggere. Sì, ma non mi va perché sennò l'assaggiavo. Poi questa qua l'ho presa l'anno scorso, ragazzi, è stata squisita, la salsa per hamburger e fate proprio panino e McDonald's. E poi come ultima cosa ho trovato America Sandwich. E ragazzi, c'erano tante cose che non abbiamo preso, vi metto le foto qua sotto, alcune cose che purtroppo non ho trovato. E poi c'erano le patatine alle noccioline americane, io le ho assaggiate l'anno scorso, a noi non sono piaciute, vi metto la foto per farvi vedere quali sono, ma noi non le abbiamo riprese perché l'anno scorso sono state orrende. Ma finiamo sfotto per la mia R e quindi non le abbiamo riprese. Parecchie cose non le abbiamo trovate, che Gigi come sempre è una molla di mutanda. Abbiamo fatto tardi perché siamo andati quasi a fine settimana. Gigi, e quindi non avete capito, sono una molla di mutande. Significa perché purtroppo devo sopportare. Quando sono si sposa, quando vedi che supportare, io ho capito male. No, io ringrazio Dio perché mio marito mi supporta e mi sopporta. Soprattutto ti sopporta. Ti supporta e ringrazio Dio ogni giorno. Io non sopporto te. Già quando mi vedi, Dio mio ti ringrazio. Quando mi vedi passare, Dio mio accompagno. Senza che vado pure a presa, cioè con tante cose, capito? Tu ringrazi Dio per qualcosa? Io ringrazio Dio perché siamo in quel rapporto. No, dico, cose. No, non intendevo questo, intendevo che tieni me accanto. No, non dire bugie, vai. Io veramente tutti i giorni. Dice Dio, come hai fatto? Poi dico, poi ne parliamo, quando più tardi possibile, ma questo discorso prima o poi lo dovremo affrontare. Perché non muovo bene? Quando appuntate poi ti voglio bene, sì, però diciamo perché. Però qualcuno me pensa che tu non mi voglia bene. Ma quando mai? Perché i nostri follower, come dice Antonio, che sono anche pochi, ma tutta gente in gamba, non è che non ci abbiamo follower così a caso. Quindi sanno benissimamente quello che però sono tutti gli amici mariti, maschi, maschetti, maschioni, sanno perfettamente. Si mettono nei miei panni anche se gli vanno larghi e dici guarda sto agliolo, guarda su tutto e sta tranquillo, lo aglia, ci la mise e così. Vedi quanto è carino, però è carina, no, è troppo carino. Ma dobbiamo cambiare pure il nome alla
la pagina. Ci consigliate col nome, perché Verde Dream Family Luigi dice che è difficile. Non lo trovo io, non lo trovo alcuno. Io ho detto, allora mettiamo in italiano Famiglia Verde, poi ci consigliate qualcosa come la sagra della banalità, però è semplice, quindi dobbiamo mettere tre nomi. Magari nel prossimo video faremo anche tre nomi per il nome del canale. E magari pure se fate tre commenti, vi gelate a commentare di più. E così cambiamo il nome, che è un nome più facile. Va bene, vogliamo salutare? Sì, allora il primo è Famiglia Verde. Sì. Secondo? Come ci chiamavamo quando eravamo fidanzati, però no, poi sarebbe ridicolo. Siamo già parecchio di tutto con questo cappello in testa, devo andare da un barbiere. No, perché ti devi far crescere i capelli. Io il barbiere ce l'ho proprio vicino al negozio, non ti devi far crescere i capelli perché me l'avevi promesso. Da mio amico, perché sennò non ci va. Mi avevi promesso che ti devi far crescere i capelli come Fiorello ai tempi d'oro. Grazie. Ok ragazzi, noi vi salutiamo, poi vi diciamo i tre nomi e poi scegliete, così se voi invece avete un'idea si vede. Proponeteci. Va bene? Okay. Io vado a staccare la telecamera. Un bacio a tutti! Gigi, dobbiamo registrare l'ultimo video. No, e esiste proprio io a letto, vi giuro, basta. Ciao ragazzi! Buona serata, io vado a letto. Il prossimo video. Fai la faccia innamorata. Fai la faccia innamorata. L'altra volta te l'ho fatta fare arrabbiato. Adesso fammela innamorata. Fai lo sguardo. Ciao ragazzi, buonanotte!